Il video è offerto da AutoE. Foligno, Guardo, Castacassalda, il derby delle occasioni perdute, due squadre in debito con le loro ambizioni che si accontentano dei tre punti. Il Foligno per mantenere il secondo posto, il Guardo Castalda per chiudere il discorso salvezza, match degli ex Falchetti, Giunti, Gregori e Tomassini. Per il Foligno ci sono tre giocatori indisponibili, Ciampa, Lucchini e Piovano. I Falchetti giocano con il 4-4-2 con Urbanelli e Brescia esterni, Di Paola e Poricelli in avanti sopportati da Agostini e Galbiati. Risponde il Guardo Castalda col 4-3-1-2, in avanti Tomassini, De Luca e Maiella, protetti da Goretti, Gaggioli e Badugià. Tenuta azzurra per il Foligno, rossa per il Guardo, dirige la gara signor Luigi Figara di Catania. Dopo un avvio lento e macchinoso si fa vedere il Foligno sul calcio piazzato. Al tredicesimo Brescia, la sua traiettoria sfiora il palo, gara noiosa, la primavera taglia le gambe alle due squadre che non riescono ad avere idee e corsa. Al trentaduesimo il Foligno si rende pericoloso ancora su un calcio piazzato, Poricelli scavalca la barriera, Di Nardo si distende e devia la sfera sul palo, Agostini mette al centro, Di Paolo di tacco spinge in rete, ma sulla linea salva tutto un difensore centrale. Tutto qui il primo tempo, con poche emozioni, così il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi. Nella ripresa al terzo il Foligno spinge sulle fasce, Mencarino serve Urbanelli, vince un rimpallo, serve Di Paola che spara addosso a Di Nardo, Urbanelli raccoglie ma la sua conclusione viene deviata in angolo. Al diciassettesimo Giunti fa il primo cambio, esce Tomassini, entra Bellucci che si posiziona al centro dell'attacco, non cambia niente nello scacchiere biancorosso, risponde Nofri. Al ventunesimo entra Bevilacqua sull'esterno di destra, esce Urbanelli, gara che si incarta al centro del campo. Al trentaquattresimo si fa vedere il Guardo Castalda, De Luca sul calcio piazzato fa partire uno spiovente e Biscarini blocca. Al 38esimo si invola sulla fascia Canastri, si accentra, fa partire un diagonale, Biscarini si distende e compie il miracolo deviando in angolo, salvando il risultato. Nei 4 minuti di recupero non succede più nulla, finisce così 0-0 che accontenta i ragazzi di Giunti, un punto per i Falchetti che serve solo a smuovere la classifica. La Rizzo alle Caldine contro il Fiesole per agganciare il Foligno che nell'anticipo ha fatto 0-0 con il Gualdo. Negli Amaranto Cappelli non debutta, parte dalla panchina, gioca Carfora dietro le punte su CDM, a supporto a sinistra Rubechini, Rascaroli presente nella formazione, Dromeda davanti alla difesa, questa è la formazione di Chiappini nel Fiasole Caldine, occhio all'ex Mussi che l'anno scorso castigò l'Arezzo e poi c'è il portiere 41enne Ivan. Dopo 11 minuti si fa male Rubechini, deve uscire al suo posto Frasca che aveva già giocato un tempo con la Juniores ma che deve entrare. Ora Mencarelli mette dentro il pallone, corta respinta, Rascaroli si inserisce, fa gol, l'Arezzo subito in vantaggio al 13esimo minuto, il quarto gol in campionato per Rascaroli che conferma un grande senso del gol sulla respinta corta della difesa, il gol di Rascaroli. Retropassaggio di De Rosa, un po' sciagurato, e si inserisce Dieme, supera in velocità salita Dieme, 2-0! 2-0 dell'Arezzo che in 4 minuti riesce ad andare sul 2-0, Dieme mette dentro il gol del numero 4 del suo campionato. Carfora col sinistro ci prova, palla sul fondo, partita subito in discesa per l'Arezzo. Ora Carfora per Essoussi, parte un cross, intervento di sponda per la conclusione di Rascaroli sulla sponda di Frasca, Rascaroli mette fuori sul rilancio di Bellavigna, si inserisce Dieme, fa secco Alessandrini, Dieme, e sono 3-0 al 24esimo per Dieme, 3-0. Arezzo che sembra seguire l'incitamento che i tifosi avevano fatto alla partenza, striscioni invitando la squadra ad onorare la maglia. L'Arezzo lo sta facendo, Mencarelli a fondo in aria, parte un tiro cross che attraversa tutta l'area di porta. Siamo nel secondo tempo, Saitta va alla conclusione, il primo tiro in porta tra virgolette del Fiesole, la parata di Scarpelli, poi entra Di Santo, fuori Idromela, l'Arezzo in contropiede proprio con Frasca, palla che schizza in aria, nessuno la tocca e arriva Essoussi che è il più lesto a fare gol, il gol del 4-0, il ritorno al gol di Essoussi su azione, l'11esimo gol in campionato, un altro patatrack della difesa del Fiesole, ancora conclusione fuori qui da parte di Rascaroli.
Poi De Rosa prova a lanciare Mussi, Mussi che prova ad andare in velocità, ma Scarpelli arriva prima. Qui Martinez difende la palla, potrebbe darla a Dieme, poi si gira improvvisamente, trova il set, è un grandissimo gol per Martinez che era entrato nel corso del secondo tempo ed è il gol del 5-0 per Martinez. I gol sono 6 in campionato e su sì dentro. Martinez prova a inserirsi, la parata di Ivan Mincarelli. Parte un cross ancora Martinez e scaraventa sul fondo, poteva essere l'occasione addirittura della sesta rete. Poi Ivan dice qualcosa forse all'arbitro, c'è l'espulsione, rosso diretto per Ivan e dunque Fiesole che finisce anche in modo amaro. Ivan deve lasciare il posto addirittura all'ex Amaranto Mussi che deve andare in porta nel finale. Melina in attesa del fischio finale dell'arbitro Gironda di Bari. L'Arezzo vince 5-0 in casa del Fiesole Caldine, una vittoria che permette all'Arezzo di agganciare il Foligno al secondo posto, un secondo posto che potrebbe essere importante in vista degli ottavi di finale dei playoff. Per cancellare la prestazione inguardabile di Colle Valdelsa c'è un'unica strada, vincere e convincere contro il Bastia, che però con la cura Beoni ha ritrovato smalto, lucidità, coraggio e 5 risultati utili consecutivi. Insomma, tutto meno che una vittima sacrificale. Zuppardo è più veloce di Cossutto, tocca indietro per Arancione, entra in area di rigore, una finta, evita un avversario, poi Giomarelli cerca di mantenere il possesso di palla, ancora l'aggressività della Pianesi in questi primissimi minuti di gara, recupera il Bastia, ma vedete subito la fame della Pianese, Arancione prova la conclusione, si distende in tuffo Pino per la prima conclusione in porta dopo 2 minuti, rimessa bianconera. Gagliardi per Giomarelli. Segulazione Gagliardi, intuisce poi ancora il cross per Zuppardo, facile facile l'1-0 della Pianese, cross perfetto di Giomarelli, testa di Zuppardo al limite dell'area piccola, non lo marcava nessuno e batte così Pino per l'1-0 della Pianese al minuto 21, 16° gol in campionato per Liborio Zuppardo, Pianese 1 Bastia 0. Arancione alla battuta. Mazzuoli, Arancione, il movimento di De Pasquale e Caccamo, Caccamo va via ad Annibaldi, l'uscita di Pino, Caccamo e poi Pino va vuoto, il portiere Zuppardo da solo, 2-0, ancora Liborio, Zuppardo ci crede, qui il portiere del Bastia è bravo a intervenire una volta, non la seconda, e Zuppardo firma la sua doppietta personale e poi va a tifare sotto la tribuna dei sostenitori del Bastia e della Pianese. 2-0 Pianese, doppietta di Zuppardo al minuto numero 26. Ora sarà sicuramente un Bastia più aggressivo rispetto al primo tempo, un Bastia più sfrontato sotto le due reti, deve cercare la rimonta, vedremo un po', intanto ha guadagnato il calcio d'angolo dopo 40 secondi che batte proprio Fontanella, ancora lo schema di Beoni, questa volta il trenino si porta nella zona a destra dell'area di rigore, eccoli che tutti quanti provano a saltare il lancio sul secondo palo, la testa di Palavisini e per l'arbitro non è gol, anzi sì. Alla fine la rete di Palavisini, lo schema di Beoni funziona, il Bastia ritorna in partita, ha segnato Palavisini al minuto 1 e 13 secondi, Pianese 2, Bastia 1. Arancione, di testa Giomarelli, c'è in netto vantaggio Cossù su Zuppardo, tocca indietro per Pino. Con i piedi rischia Stoppini e infatti perde la palla, Giomarelli l'appoggia per Zuppardo, attenzione Zuppardo, Pino! Dice no sul suo palo di competenza, svarione, l'ennesimo difensivo del Bastia che deve registrare qualcosa in difesa. Ruba palla Giomarelli a Stoppini, punta Cossù, le finte, Giomarelli dentro ma non c'è nessuno per il tap-in e poi la palla finisce sul fondo. Eccolo il traversone sul primo palo, allontanato Capone. E ora Stoppini alimenta ancora l'azione offensiva, attenzione Noviello è solo, Noviello in scivolata, vedremo ancora perché c'è questa conclusione di Fontanella che finisce sul fondo.
doppia azione e occasione per il Bastia, prima con Noviello e poi con Fontanella. Dunque, con grande sofferenza in questo secondo tempo, la Pianese torna alla vittoria, è la terza vittoria consecutiva al Comunale e cancella così la prestazione incolore, indecorosa di Colle Valdelsa. 2-1 al Bastia, ma tanta sofferenza nel secondo tempo, quando la squadra di Loris Beoni ha trovato il gol che ha accorciato le distanze e che ha cercato con insistenza il pareggio, che non è arrivato. E dunque la Pianese si porta 3 punti fondamentali a casa per la classifica. E ora domenica la possibilità di staccare definitivamente lo Scandicci, quando andrà appunto ad affrontare in terra fiorentina la squadra di Marco Brachi. In via della Madonna, vicino alle scuole alimentari Marco e Federica, prezzi scontatissimi per panini e spuntini. Un esempio: pan bab 1,50 €, hot dog a 1 euro, grande rifornimento di ogni genere di oggetto. Vieni a trovarci, alimentari Marco e Federica, via della Provvidenza 35, Pistoia. Partita fondamentale per il Montemurlo fra le mura amiche, l'ospite d'eccezione era la Collegiana, servivano i 3 punti alla formazione di mister 7 soldi per cercare di agguantare una difficile ma non impossibile tranquilla salvezza. Al primo minuto parte forte la formazione di casa, subito calcio di rigore per l'atterramento di Fabbri in piena area da parte di Corno, un'uscita abbastanza ingenua dell'estremo difensore ospite che atterra l'attaccante di casa. Dal dischetto si presenta proprio Fabbri che glacialmente batte Corno senza lasciargli il tempo quasi di intervenire sul pallone. Montemurlo 1, Collegiana 0 al secondo minuto di gara. Al 15esimo, ancora il Montemurlo che insiste, Pinza Uti si invola verso la porta, sembra ormai fatta, sembra il raddoppio, ma è provvidenziale l'intervento, il ritorno di Quito Demo che poi va a disturbare l'attaccante di casa che alla fine calcia debolmente fra le braccia di Corno. Al 21esimo prova a farsi vedere la Collegiana con questa conclusione dalla lunga distanza di Valenti che per poco non sorprende Paoletti, bravo comunque a recuperare la posizione e a difendere la sua porta. Al 28esimo sfortunato nell'occasione il povero Pinzauti che fa tutto bene al limite dell'area, poi calcia verso la porta di Corno, la traversa, gli dice di no, il risultato rimane bloccato sull'1-0. Al 30esimo poco dopo è Mitra a fare le prove a tentare la conclusione della lunga distanza, stavolta para Paoletti anche se con qualche difficoltà. Al 36esimo su calcio d'angolo tutto solo Quitadamo di testa spara sull'esterno della rete, Paoletti sembrava sulla traiettoria. Al 41esimo arriva finalmente il raddoppio del Montemurlo con Mammetti, fa tutto Fabbri che sfugge sulla destra alle sue marcature, poi mette al centro un pallone delizioso per la corrente Mammetti che di piattone non può sbagliare e va a realizzare appunto il 2-0 a pochi minuti dal termine della prima frazione di gara. Prima dell'intervallo c'è ancora tempo per vedere il terzo gol della formazione di casa. Al 45esimo ancora Fabbri, la sua doppietta personale, si invola in posizione dubbia per la verità e segna non lasciando scampo a Corno fra le proteste dei giocatori ospiti che vanno ad attorniare la direttrice di gara da rivedere la posizione di partenza di Fabbri. Finisce quindi il primo tempo sul 3-0, si riprende la ripresa con la Collegiana più volenterosa di raggiungere il pareggio. Al quarto ci prova subito Mitra da fuori, ma Paoletti fa buona guardia e vola a distendersi e ad allungare la traiettoria del pallone sopra la traversa direttamente in calcio d'angolo. Arriva però all'11esimo il gol che riapre parzialmente la contesa, il gol del 3-1 della Collegiana. Sciapi difende bene un pallone in area di rigore, lo serve a Mitra che senza pensare spara subito verso la porta di Paoletti trafiggendo l'estremo difensore del Montemurlo e riaprendo i giochi. Non succede più nulla per molti minuti. Al 33esimo si rivede il Montemurlo in avanti, schema su calcio di punizione, Fabbri batte da sinistra corto al centro per la corrente Raimondo che di piattone non trova la porta. Al 35esimo ancora Fabbri, grande protagonista del match, a tentare la conclusione improvvisa da distanza siderale. Corno non perfetto regala il calcio d'angolo e si salva in qualche modo. Al 41esimo ancora il povero Pinzauti che non è riuscito a trovare il gol, viene servito in profondità e calcia bene di prima intenzione sull'esterno della rete, facendo comunque paura all'estremo difensore della Collegiana. La partita praticamente finisce qui. Il Montemurlo ottiene i 3 punti che cercava per continuare la corsa alla tranquilla salvezza.